Ragazzi, buon Godday e bentornati, incredibile! Ne vogliamo parlare di quanto questa cosa sia inutilmente incredibile. Io vi giuro, ragazzi, un oggetto simile, un oggetto così mistico, io non l'ho mai visto in questo universo! Questo è uno di quegli oggetti mistici che puoi trovare solo nel Godoverse, quindi è un miracolo che ho trovato questo oggetto incredibile. Il cappello di Huggy-Wuggy è la cosa più bella dell'universo. Comunque vi spiego brevemente la lore di questo cappello incredibile. Praticamente sono andato a Romix, incredibile, mi sa che ve l'avevo detto qualche video fa, e a Romix mi sono comprato un mini poster di Dragon Ball. Tra l'altro è stranissimo, perché uno di quei poster tipo le Lamin Cards di una volta, che cambia a seconda di come lo vedi, vabbè, è simpatico. Poi ho comprato a due soldi un'altra Giwagi, perché io avevo la Giwagi blu e la Kissimissi gigantesca. Ho comprato questo, l'ho pagato veramente un cazzo, però è di una bellezza incredibile, perché questo già, sai, no, è un Giwagi cinese, non è un Giwagi originale della Mob Entertainment. Lo vedi com'è fatto? Beh, vi faccio vedere questo qui. Notate una differenza? Questo qui gli hanno fatto degli occhi che sono incredibili. Io non so se li vedete. Cioè, lui ha letteralmente gli occhi de fori. Cioè, come fai a non comprare a due soldi un Giwagi che viene dalla Chinatown di periferia più vicina, ma ha gli occhi de fori? Come fai a non comprarlo? E quindi l'ho comprato. Quindi ho comprato questo affare qui, che me l'hanno regalato praticamente, e il poster che ho pagato 10 euro. Però il mio scopo qual era, incredibile? Era trovare il leggendario cappello di Huggy-Wuggy. E voi mi direte perché? Perché io lo scorso Romix, quando all'epoca non avevo neanche iniziato a fare i video dall'ufficio e figura di iniziare Poppy Playtime, io l'avevo visto un cappello di Huggy-Wuggy. E giustamente dico, cavolo, io lo devo trovare a ogni costo, capirà? Ho portato tutto Poppy Playtime, Project Playtime, e tra le serie che mi vengono viste di più sul canale, mi ci sono affezionato pure io, dico, devo avere il cappello di Huggy-Wuggy. Vado a Romix e non lo trovo. Mi sono girato ogni bancarella del Romix, avevo trovato un cappello uguale a questo, ma di Kissimissi? Ma Huggy-Wuggy non l'ho trovato. Quindi poi, triste, sono tornato a casa, l'ho trovato uno su Amazon, comprato alla velocità della luce, ed eccolo qua, cappello di Huggy-Wuggy. Tra l'altro ne era rimasto solo uno, e quindi GG per noi, ragazzi. Poi dopo li rimetto a posto bene, che altrimenti si arrabbiano pure. Da oggi poi il cappello di Huggy-Wuggy ci accompagnerà nelle nostre avventure di Poppy Playtime, Project Playtime, qualsiasi cosa della Mob Entertainment. Magari poi un giorno vi compro pure il cappello di Kissimissi. Anzi, scrivetemi se ci sono altri gadget a due soldi, perché non è che, ragazzi miei, mi posso comprare cose costose, ve lo dico. Io mi volevo comprare pure io qualche peluche della Mob Entertainment ufficiale. Il problema è che torniamo a giocare su Project Playtime. Come si può intuire da questo cappello incredibile e dalla miniatura epica che mi è venuta in mente adesso, che farò e speriamo riesca a farla? Oggi giocheremo nei panni di Huggy fucking Wuggy. Tra l'altro, guardate quanto sono belli i piedini di Huggy-Wuggy. Negli scorsi episodi abbiamo giocato come specialisti ed è andata sempre male. Oggi giocheremo come mostro, torneremo nei panni pelosi di Huggy-Wuggy, incredibile, con il cappello pazzesco. Le ultime partite le abbiamo perse tutte come specialisti. Oggi giocheremo nei panni di Huggy-Wuggy. Avete visto che negli altri episodi Huggy-Wuggy va fortissimo in questo gioco. Io pensavo andasse de merda Huggy-Wuggy, perché rispetto a Mammy Long Legs e Boxy Boo, io pensavo fosse più debole, no? E però tutti usano Huggy-Wuggy, quindi oggi torneremo a usare Huggy-Wuggy, incredibile. Find a match, vai! Vedrete se oggi troveremo tutti pro player, perché quando io gioco come specialista sono tutte pippe e trovo mostri incredibili. Quando io gioco come mostro troveremo gente che mi fa i trick incredibili. Ai 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 ai, caramba. Mi sa che, ragazzi, io vi taglio tutto e ci vediamo quando trovo una partita. Hanno tutti paura del cappello, ve lo dico io. A tra poco. Ragazzi, sono passati già 12 minuti. La situazione qui è grave, non mi trova nessuno. Io non so se è la mia connessione, ma mi pare impossibile. Un giorno, prometto, mi compro pure quello dei Kissimissi. Se lo trovo, così famo pure la collezione dei cappelli, oltre a quelli di Huggy-Wuggy. Io capisco ora quelli che si mettono i cappelli quando fanno le live sui vari social incredibili. 4 su 7. Ragazzi, è lunga, io ve lo dico, siamo intorno al quarto d'ora di registrazione. Voi avrete visto quanto? 4 minuti, forse, di io che parlo? Non è possibile, ragazzi, 20 minuti, non è il record oggi. Di tutti gli episodi che ho fatto oggi è quello che ci sto mettendo più tempo, e fa una partita. Oh, oh, cavolo, subito, cavolo. Stavo guardando come stava andando il canale. In diretta siamo arrivati a 192 iscritti, ragazzi. Oggi è uscito il terzo episodio extra di Poppy Playtime, che vedo che vi sta piacendo un botto. Un sacco di like, ragazzi, abbiamo fatto 4 iscritti, siamo a 192 iscritti. Va bene pure se sono forti, dai, è uguale. L'importante è giocare un pochetto, ragazzi. Siamo a 25 minuti di registrazione. Voi avrete visto quanto di 25 minuti? 3-4 minuti. Allora, questa è proprio una di quelle mappe proprio fatte, non diciamo per Huggy-Wuggy.
Vediamo un po' come sono, ragazzi. Abbiamo pure il cappello di Wacky Wacky, io lo dico. Oggi scatenati, Speriamo non siano fortissimi. Allora, cominciamo a fare le cose su. Cominciamo a rompere tutto, perché qui... Allora, vediamo se ne troviamo. Non ho ancora trovato uno. Questo è andato. Ok. La tecnica... Ah, non l'ho preso. Ah, questo è buggato. Ok, prendiamo questo. Ragazzi, non so cosa sta accadendo. Sono tutti un po' buggati oggi. Ok, pure questo è andato. Mettiamo pure questo qui a riposare, ragazzi. Per adesso a Kiwaki. Cappello a Kiwaki. Ok, pure questo è sbranato. Andiamo a depositare il terzo. Ragazzi, una strage, ragazzi. E questo? E questo porello? Ma questo ci ha provato tantissimo, porello. Ci ha provato tantissimo. Mamma mia, ragazzi. Un massacro, ragazzi. Aghiwaghi ha fame. Aghiwaghi è pronto a fare una strage. Ti ho visto, caramellina. Vieni! Eccolo qui! Non c'è scampo! Ok, sono morti tutti e rimane uno! Ho vinto! Vabbè, è stata una partita così, ragazzi, erano tutti forelli, non avevano mai giocato a Project Playtime, probabilmente. Ho usato la tecnica che avete visto negli altri video, quella di ucciderne un po' e poi portarli nel luogo dove farli riposare per sempre. Mi è piaciuta questa cosa, vediamo un po'. Ragazzi, io ci metto la buona volontà e provo a fare un'altra, Comunque sì, aveva ragione un ragazzo che mi aveva scritto, il motivo per il quale usano anche i Wagyu in competitivo anche alti livelli. Vabbè, alti livelli per Project Playtime. Ecco perché è forte. Quando premo shift, lui fa uno scatto incredibile. Se tu lo becchi è instant kill. Capito? Cioè, gli fa proprio un abbraccio mortale come Aghiwaghi vero e ti uccide con un colpo. Quindi GG per Aghiwaghi che muove le manine. Poi mette il pupazzetto è un po' inutile, però... Senti, io almeno una partita l'ho fatta, ragazzi. Quindi almeno 6-7 minuti spero di farveli vedere. Fortissima comunque l'abilità che rompe i cosi, 510 punti. Ci possiamo comprare qualche cosa? No, queste costano 600. Poi l'ho potenziata che dura 15 secondi, quindi GG. Reject Mami. Come Reject Mami? Scusami. Torso di Owen e The Owen. Gambe, piedi, Sir Pupsalot, Kick Me Pull. No, serio? Questo non l'avevo visto. Questo è il bundle di tutti i giocattoli della discarica che abbiamo visto in Poppy Playtime capitolo 2. No, che carino. Questo è il costume di Owen the Owen. Questa è la testa dell'orso che cagava, sì, me lo ricordo. Sir Pupsalot, ok. Questo è Kick Me Pull, che era quella la specie di sfera. Questo non ho idea di cosa sia. Questo è possibile che sia il prototipo di PJ Caterpillar? Prima di diventare il Caterpillar c'era fatto così? Che mi avevate detto infatti che era una femmina prima, infatti? Mi sa che era questo, che era molto meglio del design originale. Daisy? E poi Reject Mami? È il prototipo di Mami Long Legs prima che diventasse Mami Long Legs? Sembra uscita da Fallout. Non lo sapevo, vabbè. Pensate come mi sono ridotto, ragazzi, a leggermi le cose nello shop... Perché intanto non mi trovo nessuno, voi pensate come mi sono ridotto. Ragazzi, inutile che ve lo sto dicendo, sto a circa 42 minuti di registrazione e mi dà solamente online sto stiff. Forse c'è speranza, ragazzi, io tra un po' devo staccare, quindi o trovo adesso una partita oppure vi beccate una partita sola. Che poi sarebbe bellissimo mettervi questo video esattamente come l'ho registrato adesso, che sto a 45 minuti di registrazione e di gameplay avrete visto quanto? 4 minuti? 5 minuti al massimo? Allora, le cose sono due, ragazzi. O sbaglio io a registrare in questi orari su, se io devo registrare solo la mattina, oppure è veramente che non ci gioca nessuno a sto gioco. Cioè c'è più gente che gioca a Palworld, per capirci.
Non sarà il genere di gioco horror che mi fa impazzire, ovviamente. Però un po' mi ci sono affezionato a forza di giocare con Poppy Playtime, Huggy Wuggy, tutte queste robe qua. Però certo, se vogliono veramente farlo diventare un gioco serio, ci devono sprecare tanto tempo, eh. Cioè, non è possibile che è ridotto in questo stato sto gioco. Cioè, aggiornatelo, mettete un matchmaking migliore. Mamma mia, ragazzi, seconda partita per noi. Facciamo Misfit per provare. Sono in 4, ragazzi, non so come andrà. Facciamo questa partita al volo e niente, ragazzi. Almeno 2 partite le abbiamo fatte, dai. Quando siete stressati, ragazzi, i piedini di Huggy Wuggy sono un ottimo antistress. Sembrano quelle sfere antistress. Non so che c'è stato dentro sto cappello, ragazzi. Probabilmente c'è una bomba. Allora, ragazzi, Huggy Wuggy prima ha fatto una strage. Secondo voi, questi qui come sono? Sono in 3. Cerchiamo di giocare subito e questi magari quittano subito. Per favore, non quittate. Provate a vincere, amici. Provateci. Allora, sento i passetti sus, però non li vedo, eh. Dovrebbe essere qua giù. Ma magari, ragazzi, sono fortissimi sti 3, eh. Ok, questo l'abbiamo messo a dormire. Ok, seguiamo questo, dai, facciamo, giochiamo un pochetto, eh. Questo è vestito carino, dai. Dai, dai, dai. Eccolo. Dai, dai, questo sembra simpatico. Guarda come corre per le viucce. Eccolo qua. Torniamo qua. Sì, vedi, è fortissimo. Vedi, se fai sta cosa è mortale, Huggy Wuggy, eh. Bene. Sono contento di aver scoperto questa abilità di Huggy Wuggy, di avergli dato una speranza. Allora, lui o va a salvare qualcuno oppure è coraggioso e gioca da solo, eh. Questo Stiff... Oh, ecco. Mi dispiace, Stiff. Eccolo! Ma che simpaticone. Ragazzi, ho sentito un rumore incredibile alle mie spalle. Nel momento esatto che l'ho schiacciato, fantastico. E Huggy Wuggy vince una partita super combattuta. Mamma mia, ragazzi, com'è combattuta sta partita. Va benissimo così, ragazzi. Sono 45 minuti di registrazione. 51 per la precisione. In 51 minuti, quanto avrete visto secondo voi di questo video incredibile? Queste due partite che sono andate, oserei dire, super bene, perché abbiamo massacrato i nostri rivali con Huggy Wuggy. Io direi che per questa puntata epocale direi che può finire qua. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ora a me piacerebbe fare video di project qualità in più lunghi, ragazzi, ma io vi ricordo che come minimo io registro dai 45 all'ora di registrazione per tutti i gameplay, specialmente anche per project playtime, visto che per la maggior parte su 45-50 minuti 30-40 sono di io che sto così. Almeno questa volta c'avevo il cappello da Huggy Wuggy, quindi ero così, un po' più swag col cappello da Huggy Wuggy, però ci siamo capiti. Va bene, ragazzi, io direi che per questo episodio incredibile può finire qua. Spero vi sia piaciuto il cappello da Huggy Wuggy. Spero vi sia piaciuto questo gameplay un po' così, un po' con Huggy Wuggy che ha dominato queste poveretti che palesemente avevano iniziato a giocare oggi, perché, come dire, gli unici skillati che abbiamo trovato li abbiamo trovati nel video di Mammy Long Legs. Ragazzi, che cosa siamo con voi? Da Huggy Wuggy cappello, vi saluto e tutto quanto. Ci vediamo prossimamente con tanti nuovi video. Che cosa siamo con voi e ci vediamo alla prossima. E vi faccio saluto pure da Huggy Wuggy.